Fiamme gemelle, quando l'amore travolgente incontra un ostacolo. Molti di noi sognano di trovare l'amore con la maiuscola, quella connessione profonda e innegabile che va oltre la semplice infatuazione. In questo mondo frenetico, è confortante credere nell'idea della fiamma gemella, la nostra metà perfetta. Ma cosa succede quando il destino ci presenta la nostra fiamma gemella mentre loro sono già impegnati in un'altra relazione? L'idea della fiamma gemella è antica e affascinante. Platone, nel suo Simposio, descrisse le anime come originariamente intere, divise in due dagli dei. Queste metà vagano per il mondo per tutta la vita, cercando di ritrovarsi. E quando finalmente si riuniscono, il loro amore è travolgente, completo. Trovare la propria fiamma gemella dovrebbe essere un'esperienza gioiosa. Ma, come insegna la vita, le cose raramente sono così semplici. Se la vostra fiamma gemella è già coinvolta in un'altra relazione, può essere un percorso straordinariamente difficile da percorrere. Dovete affrontare molte domande difficili. Dovreste aspettare che la loro relazione finisca? Dovreste intervenire, rischiando di causare dolore a tutte le persone coinvolte? O dovreste abbandonare la speranza di essere insieme e cercare la felicità altrove? L'attrazione irresistibile. Incontrare la tua fiamma gemella è un'esperienza trasformativa, che altera la vita in molti modi. C'è una sensazione di riconoscimento immediato, come se ci si conoscesse già su un piano profondo e spirituale. La fiamma gemella rappresenta uno specchio, riflettendo sia le vostre migliori qualità che i vostri lati più oscuri. L'attrazione tra di voi è palpabile, quasi magnetica. Tuttavia, questa intensa attrazione è a doppio taglio quando la fiamma gemella è già impegnata. Il vostro legame con lui o lei è così forte che allontanarvi diventa impensabile. Ma perseguire questa relazione significa inevitabilmente sconvolgere altre vite. Un labirinto di emozioni. Il concetto di fiamma gemella si basa sull'idea dell'amore incondizionato, ma affrontare questa realtà comporta un tumulto emotivo. La colpa può essere opprimente. Vi sentite in colpa per avere sentimenti per qualcuno che appartiene ad un altro e vi sentite in colpa per la potenziale sofferenza che potreste infliggere al partner della vostra fiamma gemella. Allo stesso tempo, provi un'immensa frustrazione per una situazione che sfugge al tuo controllo. La gelosia è un compagno costante. Osservare la vostra fiamma gemella con un'altra persona provoca un dolore acuto. Potreste trovare difficile concentrarvi su qualsiasi altra cosa. La vostra mente sarà costantemente impegnata a pensare a cosa potrebbe esserci tra di voi se le circostanze fossero diverse. Navigare in acque agitate. Non esiste una soluzione facile per questa situazione. Si tratta di un territorio altamente carico dal punto di vista emotivo che richiede un'attenta navigazione. Perdere il contatto con la tua fiamma gemella si rivelerà insopportabile. Tuttavia, fare un passo verso di loro mentre sono coinvolti con qualcun altro potrebbe avere conseguenze devastanti. Una possibile strada è dare tempo e spazio alla vostra fiamma gemella. Rispettate la loro relazione esistente, ma dite loro onestamente come vi sentite. Esprimete la vostra volontà di aspettare, se questo è ciò che scegliete di fare. Lasciate che sia la vostra fiamma gemella a decidere come procedere. In questo periodo di attesa, è fondamentale concentrarsi su voi stessi. L'amore per te stesso è fondamentale, soprattutto in tempi di difficoltà emotiva. Investite nella vostra crescita personale, riscoprite le passioni e impegnatevi in attività che vi portano gioia. Circondatevi di persone amorevoli e supportive che vi sostengano in questo periodo. Il viaggio della fiamma gemella. L'esperienza di una fiamma gemella impegnata è una delle montagne russe emotive più estreme. Può portare sia estasi immensa che dolore paralizzante. Ricordate, il viaggio della fiamma gemella è incentrato sulla crescita spirituale, indipendentemente dal fatto che la vostra unione si realizzi in questa vita. Se sei abbastanza fortunato da trovare la tua fiamma gemella, sappi che è un dono straordinario, anche se con un tempismo complicato. Avete fede che l'universo abbia un piano per voi. Questa situazione difficile, per quanto dolorosa possa essere, vi modellerà e vi insegnerà lezioni di vita inestimabili sull'amore, la pazienza e il sacrificio. Avete sperimentato l'amore di una fiamma gemella mentre erano coinvolti con qualcun altro? Condividi la tua storia qui sotto. La comprensione e il sostegno l'uno dell'altro è fondamentale su questo complesso percorso.